La messa d'ingresso del parroco nuovo, viva il nuovo parroco, e viva Don Luigi, e benvenuto fra noi. Insomma, fa la predica e tutto quanto, e arriva a un certo punto e fa... Sapete, fa, vero, sono contento di essere qui tra voi, cioè lui che l'aveva un po' particolarmente con gli altri tesini, non so se... fa, sono contento di essere qui tra voi, vi ringrazio per l'accoglienza, veramente non mi aspettavo un'accoglienza così calorosa, ma ora passiamo a commentare il Vangelo. Sapete, fa, che il centurione che ha frustato il nostro Signore Gesù Cristo era un centurione alto tesino. Oh, ti sente un brusio, tiro su. E va fuori da messa, mai sentito che avesse questa storia? Mai sentito che il centurione alto tesino ha frustato il nostro Signore Gesù Cristo? Comunque, la gente del paese comincia a mormorare. La domenica dopo, insomma, passa ancora il commento del Vangelo. Ah, tornando anche al Vangelo di domenica scorsa, riallacciandosi, oggi c'è stato il proseguimento della lettura. E sapete che il Signore che ha piantato i chiodi nelle mani e nei piedi del nostro Signore Gesù Cristo era un centurione alto tesino? Oh, questi qua vado al vescovo. Eminenza, come mai noi non abbiamo mai sentito che questa storia? Adesso arriva Don Luigi e ci dice che tutti gli alti tesini hanno fatto del male al nostro Signore Gesù Cristo. Ora il vescovo diciamo, Don Luigi, porti pazienza, però sa che qua già non vorrebbero essere italiani. In più, sì, raccontiamo anche queste cose che sinceramente io non so lei da dove le abbia tirate fuori, perché non c'è specificato bene l'origine dei centurioni e... però cerchi un po' di moderarsi. Sì, eminenza, sì, certo, farò il possibile. No, sto Don Luigi si calma e è giovedì santo. Fratelli e sorelle, sapete che in questo giorno il nostro Signore ha istituito l'Eucaristia. Ha detto: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue. Però ha detto: io so che uno di voi mi tradirà. Allora Pietro disse: solo forse io, maestro? No, a te Pietro affiderò la mia chiesa. E Giovanni disse: solo forse io, maestro? No, a te Giovanni affiderò Maria, mia madre. Allora Giuda si alzò e disse: che sono forse io, maestro?